Ciao ragazzi, benvenuti su Mages of Lotus. Oggi parliamo di un argomento un po' controverso che è la creazione delle carte. Anche se è un argomento abbastanza complicato e ci sono, tra virgolette, alcune scuole di pensiero differenti, ci sono dei criteri che sono oggettivi, bene o male oggettivi, e anche una certa professionalità, perché comunque ci sono anche aziende che proprio di mestiere gradano, ma ne parleremo in maniera più approfondita in seguito. Partiamo dalle basi, quindi i vari stati di gradazione. Sì, direi di partire da un'infarinatura su questo, che è la cosa più importante. Andremo a vedere delle carte in vari stati di gradazione, quindi partendo dal peggiore, quindi dal pur, per salire fino a Nermint Mint. E allora, ci siamo sentiti in dovere di fare questo video perché ultimamente con il mercato delle singole esploso negli ultimi anni, Sì. tanti di noi giocatori si mettono a vendere le carte. Quindi abbiamo tutti un po' bisogno di una mano nella gradazione delle carte perché è una cosa molto complessa. Ci sono vari fattori di usura e quindi iniziamo. Iniziamo, Allora, iniziamo. partiamo da un esempio di carta pur. Allora, eccola qua, è una resurrection Magnata dai cani. magnata dai cani, però molto vecchia. Allora, la carta presenta un'usura praticamente su tutta l'interezza della carta, sia nei bordi che nel retro che nel front. Non si salva niente. Non si salva niente. La carta in questo caso sarebbe comunque giocabile. Sì, è È giocabile. giocabile. Di solito le pur vengono tendenzialmente valutate come non giocabili. Sì, dipende dallo stato di usura, però Ok. ovviamente. Diciamo che seguendo in realtà il mercato, mettere una carta pur. Mettere carte pur solo quelle proprio totalmente distrutte, secondo noi è errato, nel senso Sì. che bisogna un po' allargare questo spettro. E quindi ci sentiamo di dire che una carta così, se vi arrivasse a casa gradata pur, voi l'accettereste senza problemi, penso. Allora, passiamo al Played. Ok, quindi già un po' meno dei cani. Sì. In cui troviamo una steppa. Allora, in questo caso invece abbiamo sempre un'usura elevata su tutti i bordi della carta, quindi siamo più o meno allo stato di prima, però meno rilevante. E nel back non si vedono grossi problemi, però diciamo che è una carta che ha tutti i bordi bianchi, così si può dire, e può rientrare nella categoria Played. Sinceramente, se a me arrivasse una carta in questo stato LP o Good, ovviamente non sarei contento. No, Penso neanche sicuramente tu, no. insomma. No, assolutamente. E quindi ci sentiamo di dare una valutazione Played. Queste immagini ve le proponiamo per darvi un esempio. Poi ovviamente ci sono tanti fattori. Sì, anche per ogni carta è diversa. Alla fine la carta, tra virgolette, è viva perché Certo. sono materiali, tra virgolette, organici e comunque si usurano nel tempo. La cosa particolare è che ogni carta è unica e Sì. ha un'usura unica. Quindi è difficile trovare un paragone per tutte le Esatto. carte. N Noi cerchiamo di darvi un range. Comunque questa è Played. Passiamo a Lighty Played. Prendiamo le valutazioni che usa MKM, che è quello un po' più usato da tutti. Sì. Sì, poi abbiamo il metodo di paragone europeo. Ah, in questo caso troviamo un back con del bianco sui lati e delle leggere imperfezioni anche sotto. E invece un front messo abbastanza bene. Questa ci sentiamo di mettere LP, non ha un'usura elevata, però diciamo che, come dicevamo prima, good, se ti arriva una carta così good con questo back, non so quanto tu possa essere contento. No, infatti, infatti. Quindi ci sentiamo di valutarla LP. Passiamo a good. Già iniziano ad essere un po' più decenti. Sì, questo è un pantano insanguinato che presenta solo alcuni punti bianchi nei bordi, Sì, è una ma sbeccatura lì, eh. relativamente pochi, quindi se una carta vi arriva così è sicuramente o good o superiore. Sinceramente, io mi sento di valutarla good e non meglio perché excellent equivale un po' al quasi top. Sì. Non dovrebbe avere grossi segni di usura. Questa ha delle sbeccature, quindi good ci può stare. Passiamo a excellent. Che segue bene o male la regola di tutto Excellent in realtà. Eh sì, allora, praticamente secondo noi abbiamo venduto qualcosa su MKM, quindi sappiamo un po' come funziona il mercato.
E purtroppo alcune carte escono dalla bussina già non messe benissimo. Quindi con qualche bordo bianco, Diciamo che qualche... anche in base alla fabbrica alcune lavorano meglio, altre lavorano un po' peggio. In Europa siamo abbastanza fortunati, lavorano abbastanza bene. Sì, ricordiamo che la Wizard e l'Hasbro ovviamente hanno più fabbriche nel mondo dove stampano le carte e ogni fabbrica usa un tipo di carta diversa. Infatti capita spesso che mi venga chiesto anche a me se una carta è falsa, ma solo perché è stata prodotta in una fabbrica diversa da quella europea solita. Sì, anche proprio cambia l'inchiostro sopra, sembra Sì. un'altra carta. Allora, noi in Europa, come diceva Isma, siamo fortunati perché abbiamo la qualità più alta. In America usano veramente una carta di basso livello, infatti le carte si nota la differenza, sono molto più opache, sembrano false oggettivamente, però non lo sono, state tranquilli. So che c'è tanta paura in Magic delle carte false, ma sono infinitesimali. Sì, non sono tantissime. C'è delle ondate ogni tanto che tornano, però non è Sì, un io problema diffusissimo, insomma. posso dire di aver avuto tra le mani di carte false fatte bene, perché le carte false fatte male non le conto neanche. Neanche una decina di carte fatte veramente bene che erano false, ma stiamo parlando di anni e anni e 10 carte sono veramente poche. Ovviamente fate attenzione quando comprate le carte di alto valore, come può essere questa, che sia vera, quindi fate tutti i controlli del caso. Comunque questa carta qua che è uscita dalla busta, però noi ci sentiamo di metterla excellent. In questo caso, se usate questo metro di valutazioni anche su MKM non avrete mai problemi. Invece, secondo me, potreste incorrere in vari reclami, perché purtroppo andremo a vedere in seguito che non tutti seguono delle gradazioni uniformi. Sì, e Allora, infine l'ultimo stato. che è il migliore, che è Nermint Mint. Questa è un po' una provocazione, questa. Abbiamo messo una carta Sealed. Perché, Intonsa. intonsa, questa sì che è Nermint. Allora, seguendo il metro di giudizio che abbiamo detto precedentemente, per noi le carte Nermint Mint sono queste, quelle ancora nella bustina. E quindi ci sentiamo, tra l'altro questo è un bel sorting, un bel disegno e foil anche, Sì, bellino. bel Però disegno. magari esce dalla busta ed è extra neppure questo, Ma perché. infatti può essere, però il discorso che possiamo fare è che se noi vendiamo questa carta chiusa in busta, quindi sealed in a booster, Mint, noi la spediamo così. Se poi il cliente la apre e la ritrova good, la colpa non potrà mai essere nostra, perché noi abbiamo spedito un prodotto sealed, a meno che ovviamente non si sia ammaccata Sì, no, per carità. per il packaging non adeguato. Però, altrimenti, la colpa non potrà mai essere nostra. Invece, se noi l'apriamo e la vendiamo comunque come Mint, è un È problema. un po' diverso. Un'informazione da dare sulle gradazioni è questa. Allora, se avete un account MKM e ormai quasi tutti ce l'abbiamo. Sì. Se noi inserziamo una carta, ok, oggi, excellent, oggi, e la vendiamo fra 2 anni, perché capita, la metti oggi e la vendi fra No, ma2 anni, infatti. la carta si può usurare stando nel raccoglitore, perché lo sposti, perché prende polvere, perché si sbecca, perché i quaderni ad anelli spesso sono difettosi e pinzano le carte, e quindi noi dovremmo sempre andare, secondo me, a downgradare un minimo, quando possiamo, La carta. la carta, il grading della carta. Allora, passiamo a un altro fattore di usura, che è il clouding. In cosa consiste? Beh, così sostanzialmente, no, ma l'avrete già notato, anche se il nome magari può suonare non familiare, sono quelle specie di piccoli graffietti che scompaiono sulla fronte della carta in media e spesso li notate molto, soprattutto se la carta è foil. Ok, se una carta ti viene venduta come Excellent on Air Mint ed ha una cosa come 30 graffietti sul fronte, secondo tu sei contento? No, perché sembra rovinata, Non non può sembra, essere non è bella. Excellent on Air Mint, no, Non è una bella. carta con 30 graffietti. Quindi questo è un fattore da prendere in considerazione. Io consiglio, quando inserzionate le vostre carte, di farlo sempre con la luce giusta, perché la luce è molto importante per Sì. vedere le imperfezioni in controluce e valutare al meglio la carta. Perché sennò poi potreste incorrere in un Esatto. reclamo. Noi capiamo che chi vende debba fare le cose in fretta, perché più carte inserzione meglio è. Però questo non è un metodo giusto per dare un buon servizio al cliente finale, anzi, purtroppo crea dei problemi. Sì, no, infatti, crea dei problemi sul lungo termine. Allora, ovviamente il prezzo di una carta pur o plated, come può essere quella steppa, o Nermint Excellent,
può variare tanto. Sì, varia tantissimo. Il range può essere anche una carta pur 200 € e Excellent Nermint 400. Quindi, detto questo, dobbiamo valutare molto bene la nostra carta per darle il prezzo anche adeguato, altrimenti ci troveremo a vendere una carta a un prezzo più alto rispetto alla No, gradazione. infatti. E se vogliamo essere degli utenti corretti, non è giusto. E allora, un altro argomento interessante è la gradazione da parti terze, Sì. quindi da aziende che gradano le carte per voi, gli danno un voto per vari fattori, quindi centramento della carta, quanto sia centrale la stampa, poi le condizioni, i corner, che sarebbero Gli gli angoli. angoli. E dove lo troviamo questo? Da dove è iniziata questa, tra virgolette, moda del grading? Beh, allora, se prendiamo per la storia antica, c'è da tantissimo tempo perché avevano cominciato addirittura con le figurine del baseball. Però, guardando più a Babe tempi. Ruth, il più grande Esatto. giocatore di baseball. Guardando però a tempi moderni, diciamo che ha avuto un grosso boom quando vari influencer hanno iniziato a occuparsi soprattutto delle carte di Pokémon. Quindi molta gente, avendo visto il valore esponenziale che scusatemi l'italiano, Acquisiscono. acquisiscono alcune carte, hanno ben deciso di, allora me la faccio gradare anch'io, che non sempre è una buona idea. No, allora, partiamo dalla prima possibilità di gradazione. Allora, noi possiamo gradare in Italia in questo momento, perché ci sono dei servizi che ce lo permettono, o spedire tendenzialmente in America. Ovviamente, se noi parliamo di una spedizione in America, mi raccomandata, tracciata, in più devono rispedirla poi a noi, e in più dobbiamo pagare il grading. Andiamo a pagare veramente una cifra alta. Enorme. E quindi conviene solo per carte molto costose e messe parecchio bene. Io sinceramente, se la carta non è una carta veramente veramente costosa, e parliamo di Black Lotus o comunque carte da migliaia di euro, non consiglio di gradare carte che sono giocabili. Sì. Sinceramente, a me piange un po' il cuore vedere magari una dual a bordo nero italiano gradata, perché quella è una carta che non si potrà più giocare, a meno che uno non infranga il grading, quindi Esatto, apra. solo che aprire il grading, aprire la carta confezionata, insomma, nella sua placchetta mi sembra un grosso Eh spreco. sì, anche farlo, secondo me, a meno che voi quella carta non siete Valore sicuri di non collezionistico e giocarla, sì. basta. Quindi io tendenzialmente graderei carte da collezionismo, ce ne sono tantissime in Magic e altro. È arrivato la nostra La mascotte, nostra mascotte che se ne va sul il divano. cane. Lui mangia le E carte, quindi fate se, attenzione. se. Non datele. E quindi consiglierei principalmente la gradazione per le carte di collezionismo, e in seguito, se proprio volete, le carte che si possono giocare. Allora, passiamo al grosso argomento, quindi MKM e i problemi di gradazione degli utenti, purtroppo. Allora, come funziona? Beh, diciamo subito come funziona la valutazione dei feedback. Allora, noi possiamo mettere molto bene, bene, neutro e male Male. a tre categorie: valutazione generale, descrizione articoli e packaging. Se non sbaglio, sono tre o quattro. E allora, purtroppo, tanti utenti hanno questi 3-4 parametri molto alti, quindi 99, 98, 100, che sembrano alti, ma quando andrete ad acquistare troverete dei problemi grossi di gradazione. Questo perché succede? Perché MKM consente di mandare rimborsi parziali delle carte, giustamente, e quindi poi voi non andrete a mettere un feedback negativo a chi vi ha mandato un rimborso No, parziale. anche perché giustamente se accettate un rimborso parziale, bene o male avete fatto tra virgolette un patto anche con il venditore, vi Certo. siete messi d'accordo, ok, ho sbagliato questo, ma io ti ridò in parte dei soldi e tu non mi metti un film negativo perché io ti sono venuto incontro. E sembra una cosa corretta. Il problema è che questo non risulta nei feedback del venditore, e quindi genera un problema gigantesco per cui tantissimi venditori, anche top power seller, con decine di migliaia di feedback, gradano continuamente male le carte, ma vengono continuamente non tra virgolette, prendetemela, puniti, tra virgolette, dal mercato, perché purtroppo non risulta. Quindi, allora, per cambiare questo ci vorrebbe una regola apposita di MKM, Sì. dovrebbe cambiare questo sistema di grading. Ovviamente non lo farà,
No, esatto, per ora la gente è contenta così e va bene. Soprattutto MKM, Esatto. perché ovviamente loro prediligono il fatto che ci sia più movimento Sì, non gli possibile. interessa poi che tipo di movimento. Eh no, quindi che a loro la carta arrivi distrutta o non distrutta, sinceramente sì, gli può cambiare come ore di customer service che devono mettere a Esatto. disposizione, però non gli cambia tanto. Quindi questo è un problema. Il mio consiglio più grande è di fare molta attenzione a chi non ha feedback sopra il 98, quindi 98 in su. Chi ce l'ha sotto, tendenzialmente è già un account con dei problemi. Da questi punti di vista, o di grading Packaging, o di semplicemente. packaging. Ma io, stando tanto sulla piattaforma, ho notato che spessissimo il valore più basso è quello proprio del grading. Gli Sì. altri difficilmente, anche perché se un utente ha tanti feedback, difficilmente non sa No, impacchettare. infatti. È molto difficile, però invece non può non saper gradare. E ovviamente state lontani, a meno che non siate costretti da convenienza di prezzo ed altre cose, dagli account che hanno pochissimi feedback, perché quelli sono sempre un Sì. rischio, perché non hanno uno storico tendenzialmente. E niente, pensiamo di avervi dato una mano, almeno per la gradazione delle carte. Se vi interessa questo argomento e volete un altro video con più delucidazioni, basta dirlo nei commenti. Potremmo Come per esempio come riconoscere le carte false. farlo, è un bell'argomento anche quello, ed è molto richiesto tra l'altro da tanti utenti che hanno sempre paura. Poi quasi sempre non sono No, false, sono infatti. sincero. Secondo me questa ne parleremo, Ne però parleremo, secondo me esatto. questo è un problema che per ora non è così impattante delle carte false, però ne parleremo. Ne possiamo parlare, Farà esatto. discutere anche quello come questo. Sicuro. E allora vi salutiamo, un saluto, mettete mi piace, Iscrivetevi al canale, commentate. criticateci, che vogliamo tante critiche, perché solo con le critiche si può crescere, Esatto. ricordatevelo. Poi ora possiamo ancora rispondervi perché insomma non ci sei. No, ci seguiamo, Siamo io seguo piccolini. Isma, Isma segue Esatto, siamo me. piccolini, quindi diciamo rispondere a tutti. Abbiamo un customer care Incredibile, adesso del 100%, rispondiamo 100%. a tutti. Allora, un saluto da Magis of Lotus e alla prossima. Alla prossima.